Carissimi amici che siete in ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Vincenzo La Cognata e bentrovati. Nella puntata odierna ci occuperemo del ruolo di alfiere della Repubblica che nello scorso mese di maggio è stato dato a Sofia Gentile, una ragazza che studia in questo momento a Padova, nata nel 2005, che si è distinta tra i suoi coetanei per avere avuto la lungimiranza di veicolare la cultura della legalità attraverso la sua voce. E infatti con il suo coro il tutto è diventato strumento di coesione sociale. Io saluto e ringrazio Sofia Gentile per aver accettato la nostra intervista. Salve a tutti e a tutte, e grazie a voi per l'invito. Sofia, intanto dici le tue emozioni e le tue sensazioni provate quando hai saputo che saresti diventata una giovane alfiere della Repubblica. Il conferimento di questa onorificenza da parte del Presidente della Repubblica è stato assolutamente inaspettato, quindi sono stata travolta tantissime emozioni difficili da comunicare, sono rimasta incredula, allo stesso tempo estremamente grata ed emozionata, quindi ancora forse sono delle emozioni che sto cercando di elaborare, perché è un'emozione indescrivibile, però sicuramente c'è tanta gratitudine, perché questo progetto e questa onorificenza sono il frutto del lavoro, della collaborazione di tanti e tante volontari e volontarie, di tante persone che hanno creduto in questo che all'inizio era solamente un sogno, invece adesso è una realtà concreta nel contesto di Vittoria in provincia di Ragusa. Sofia, come ti è arrivata la notizia di questo conferimento di onorificenza? È arrivata in maniera molto informale, perché in realtà mi è stato comunicato da mia mamma il giorno prima della comunicazione ufficiale, che è arrivata poi tramite i canali del Quirinale. La cosa che mi ha da subito colpito è che nel momento in cui ho ricevuto la notizia mi trovavo a Rondine, cittadella della pace, proprio dove 2 anni prima quel progetto stava nascendo. Era un embrione che poi aspettava di trovare la realizzazione nel proprio territorio, il territorio per il quale era stato pensato. Quindi mi è da subito sembrato un cerchio che si chiudeva. Ero nel posto giusto, con le persone che avevano creduto dal giorno zero in questa mia idea, e quindi nel momento in cui la notizia è stata ufficiale, è stata comunicata tramite i canali ufficiali, ho avuto la fortuna di poter gioire con loro di questa incredibile onorificenza ricevuta. Hai vissuto naturalmente tante emozioni una dietro l'altra, ma cosa ti ricordi? Di sicuro il momento in cui ho stretto la mano al Presidente, le sue parole estremamente sincere e cordiali, soprattutto nel riconoscere nello strumento della musica corale un mezzo efficace per la realizzazione degli obiettivi che il progetto del Coro Noi Posso si propone. Quindi di sicuro quello è stato un grandissimo onore che conservo con cura. Per vivere l'esperienza, chi ti ha accompagnato? Penso alla tua famiglia. Sì, sono stati i miei genitori a accompagnarmi a Roma il giorno 13 maggio. È stata anche un'occasione per rivederli prima, perché essendo una studentessa fuori sede non sono molte le occasioni in cui riusciamo ad incontrarci, però per me era importante condividere questa giornata con loro, perché sono stati i primissimi a sostenermi e sono diventati anche loro volontari per questo progetto. Conoscono le famiglie, conoscono i bambini, conoscono la direttrice del coro, i ragazzi e le ragazze che mi aiutano, e quindi di sicuro questo è un grande riconoscimento anche per loro. Sofia, ti chiedo di parlare della nascita del progetto, in quale periodo è nato, quindi scendiamo un po' in dettaglio. Il progetto del Coro Noi Posso nasce al termine del mio percorso al quarto anno liceale a Rondine. Erano gli ultimi mesi, quindi all'incirca sarà stato aprile-maggio di 2 anni fa, e attraverso quello che è il percorso ULISSE, in particolare il modulo della vocazione professionale e della progettazione sociale, ho iniziato a interrogarmi su come poter agire sul mio territorio per riportare in qualche modo quello che avevo imparato durante il mio percorso a Rondine. È stato grazie alla lettura del libro Io Posso, scritto da PIF, che
è nato in me il desiderio di intervenire su una mentalità spesso insita nella nostra isola, nel nostro territorio, che è quella del non guardare alle necessità degli altri per ottenere i propri risultati. E facendo tesoro della mia esperienza in un coro di bambini che avevo fatto per ben 10 anni nel corso della mia infanzia, ho ritenuto che la musica corale potesse, grazie allo strumento potente che rappresenta, poiché elimina ogni slancio di protagonismo, tentativo di sopraffazione, essere lo strumento adatto per concretizzare questo mio desiderio. La volontà era quella di coinvolgere, come poi è stato, bambini e bambine che provengono da realtà sociali, economiche, culturali molto diverse tra di loro, alcune particolarmente in difficoltà, senza tuttavia creare una situazione di ghetto, ma volevamo un punto di incontro, un punto di dialogo attraverso il linguaggio universale della musica. E quindi, tra le ore al computer per impostare un progetto, grazie agli strumenti che a rondine mi venivano dati, il sostegno delle mie compagne di stanza che hanno da subito ritenuto che potesse essere un'idea funzionale, e le tante chiamate a casa tra amici e parenti da iniziare a coinvolgere nella realizzazione di questo progetto, è nato Noi Posso. Noi Posso, come mai c'è questa concordanza che sembra in realtà un errore? In realtà Noi Posso rappresenta il ribaltamento dell'espressione egoistica Io Posso, quindi non è un errore di concordanza. I miei professori del classico mi hanno giustificata per questa licenza nel nome del progetto, ma appunto era una chiara volontà di ribaltare l'espressione egoistica e di rappresentare anche quel noi, la formazione corale che il progetto avrebbe preso. In questo momento tu stai studiando a Padova. In che modo riesci a seguire il progetto anche se ti trovi a distanza? Sicuramente il mio ruolo nel progetto è cambiato. Adesso mi occupo della parte organizzativa, quindi contatto con i genitori, l'organizzazione dei volontari, delle attività, la scelta delle tematiche, delle canzoni. Quando posso mi collego telefonicamente per vedere i bambini e le bambine, perché è sempre una grande emozione vederli crescere, vederli giocare, cantare insieme. Quindi questo è un po' il mio ruolo, ma se riesco a portare avanti il progetto nonostante la distanza fisica, e grazie a chi sul territorio continua a spendersi, in particolare Gabriele Di Falco, Erika Giacchi, Federica Di Raimondo, Valerio Latino, che insieme alla direttrice del coro Gianna Rizza continuano a impegnarsi settimana dopo settimana nel concreto per portare avanti questo progetto. In particolare ci tengo a ricordare che Erika e Federica sono due new entry, diciamo, nel nostro team progettuale, e sono giovanissime, frequentano il terzo anno di liceo e soprattutto fanno parte della sperimentazione della sezione rondine nella scuola Mazzini di Vittoria, e quindi ancora una volta la generatività di rondine ha portato frutto nel nostro progetto. Come sei riuscita, diciamo, a trasferire l'esperienza che tu hai fatto a rondine proprio a Vittoria? Come dico spesso, Noi Posso è prima di tutto una rete di relazioni, e quindi sono state queste a far sì che si riuscissero a coinvolgere realtà tanto diverse tra di loro per veicolare quelli che sono i valori che sono alla base di questo progetto. Quindi è stato fondamentale l'aiuto delle sole di Madre Teresa di Calcutta per coinvolgere molti dei quartieri più in difficoltà della città, l'intervento anche delle autorità del comune di Vittoria che ha sposato il progetto, c'è stata occasione di esibirci in diverse occasioni, di aprirci alla comunità cittadina, di organizzare uno spettacolo la scorsa estate, Note di Legalità, per appunto far conoscere i volti, le storie di questo progetto. Da quest'anno la cooperativa Iride, che ci ha aperto le sue porte sia proprio come spazio fisico nel loro Children Space più in diverse occasioni, ma anche e soprattutto facendo partecipare alcuni dei loro bambini e delle loro bambine alle nostre attività. Quindi è grazie a questa rete di persone che Noi Posso vive nel contesto della città di Vittoria. Come sta proseguendo adesso questa esperienza? Siamo quasi al termine di questo anno di attività,
faremo prossimamente due concerti, quindi siamo in preparazione. Il progetto continua, è un progetto che dà i suoi frutti sia nei momenti più informali di prove in cui vediamo questi bambini diventare sempre più amici, sempre più complici, sempre più capaci di venirsi incontro e di aiutarsi, e poi appunto all'occasione di presentarsi anche a un pubblico più ampio grazie a diverse occasioni che sul territorio, ma non solo, stiamo riuscendo a costruire. Importantissimo è stato per noi partecipare all'evento del Ministero dell'Istruzione lo scorso 18 maggio in occasione dell'evento Scuola Futura nel panel Next Generation, poiché appunto il Ministero ha fortemente voluto la presenza del coro insieme ad una mia testimonianza, e quindi abbiamo anche varcato un po' i confini della nostra provincia, siamo arrivati fino a Palermo per costruire questo nuovo ricordo insieme come gruppo, come un noi, che come dico sempre, un noi che cresce e che costruisce insieme. Quindi ecco, non ci poniamo limiti, noi sogniamo sempre in grande, sono ancora tante le tematiche da trattare, da sviscerare, da cantare insieme. Cosa ti sta lasciando questa esperienza a Rondine? Al termine del mio quarto anno sono tornata a casa con tantissime domande, ma allo stesso tempo tantissima voglia di mettermi in gioco. Quindi il mio percorso a Rondine, terminato 2 anni fa, sicuro mi ha fatto tornare a casa con tante consapevolezze nuove, con nuove lenti per osservare il mio territorio e tanti strumenti per agire su questo. In realtà poi ovviamente il legame con Rondine è estremamente profondo, quindi dopo l'esperienza del quarto anno sono rimasta in contatto sia grazie a Itaca, che è la rete che si occupa dei progetti di ricaduta sociale delle rondinelle d'oro, ma anche grazie ai tanti legami che ho con Rondine. Da quest'anno faccio anche parte del consiglio di amministrazione di Rondine, quindi c'è anche la possibilità di sognare insieme a questa realtà e di imparare tantissime competenze nuove per essere sempre più capace di essere attrice e protagonista del mio mondo e soprattutto di quei piccoli pezzi del mondo che mi trovo ad abitare. Il progetto, quello che mi lascia il progetto, è direi impossibile da misurare, perché è un ritorno umano che non ha confini, è un ritorno di gratificazione personale importante, e soprattutto mi permette anche di alternare in qualche modo la mia vita da studentessa universitaria con quella di responsabile di un progetto che è sempre più articolato e complesso e che merita tante attenzioni. Intenzione di ritornare nel nostro territorio ne hai per il futuro? Come dico sempre, a Rondine ho imparato che si va fuori casa per apprendere sempre di più, per ottenere nuove competenze e per saper affrontare meglio il proprio contesto e la propria realtà. Però testimonianza nel progetto che continua nonostante la mia assenza, che ho voluto fortemente iniziare nel mio quinto anno che ho svolto a Vittoria, del fatto che ritengo importantissimo agire sul mio territorio. Non so ancora in che modo riuscirò ad essere presente, ma sicura e convinta di voler continuare a lavorare per questo, perché come dico spesso ci sono tanti e tante giovani che non vogliono abbandonare il territorio di Vittoria ma vogliono vederlo rinascere, però per farlo è necessario spendersi in prima persona e allo stesso tempo formarsi per agire nel migliore dei modi. Quindi quando i tempi e le conoscenze me lo permetteranno, spero di riuscire a spendermi per questo nel migliore dei modi. Nell'esperienza che tu hai fatto a Rondine, da 25 anni si incontrano vari ragazzi di nazionalità differenti e anche di zone, diciamo, in conflitto tra di loro, per esempio israeliani, palestinesi, russi, ucraini. L'intenzione è stata quella di creare ponti e non divisioni o muri tra queste varie popolazioni. Pensi che la stessa cosa possa avvenire nel nostro territorio, quindi nella zona di Vittoria, che in generale vive spesso il problema dei lavoratori in serra, degli immigrati? La mission di Rondine è quella di decostruire l'immagine del nemico per scoprire la persona che si trova dietro di esso. Infatti sono coppie di ragazzi e ragazze che provengono da paesi in conflitto o post-conflitto. E diciamo che in qualche modo il progetto del Corno e Posto vuole essere un tentativo di lavorare sui piccoli conflitti del nostro territorio, partendo dalle differenze culturali e sociali che
i bambini e le bambine che fanno parte del coro vivono, partendo dai più piccoli e dalle più piccole, e cercare di lavorare in questo senso, di riportare nel micro un po' quello che viene fatto a rondine. Quindi speriamo, attraverso il progetto del coro Noi Posto, di poter seminare bene per effettivamente scoprire queste persone, scoprire le loro storie, i loro volti, senza fermarsi alle apparenze. Ci auguriamo che tutte queste realtà superino, diciamo, i confini di divisione che ci possono essere o di esclusione, e creino come un'orchestra una sorta di armonia tra le parti, un po' come dovrebbe essere, dicevamo, a livello di un coro. E quindi io ne approfitto per ringraziare e salutare Sofia Gentile per la sua disponibilità e per averci raccontato la sua esperienza e come continuare sempre e comunque a credere nelle potenzialità, nelle capacità che un territorio spesso stereotipato può in realtà evidenziare e dare beneficio a tutta la collettività. Grazie a voi, è stato un piacere. Un saluto a voi tutti da Vincenzo La Cognata, che vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Caris in Blu.